baby, I'll be here. Ok, Pino. Ben ritrovato, mister. A distanza di 2 giorni, con 3 punti in più in classifica, però si gioca praticamente la terza gara in 8 giorni. E allora, in primis, le condizioni generali. Ma aspettiamo ancora, oggi abbiamo fatto questa rifinitura, domani partiamo, aspettiamo anche proprio sabato mattina per valutare un po' le condizioni generali, perché più di qualche calciatore non è in perfette condizioni, quindi dovremo valutare bene tutte le risorse da mettere in campo. Chi sono in questo caso è completo? No, diciamo non è che ci sono problemi particolari, solo problemi di affaticamento più o meno marcato, quindi dovremo valutare insieme ai dottori fisioterapisti un po' le condizioni generali di tutti, e questo lo faremo sicuramente lì a Siracusa. Quindi possiamo dire che le scelte saranno un attimo condizionate da questi fattori, in sostanza. Mister, affronterete una squadra reduce da 2 sconfitte consecutive. A suo avviso, il Bicelli cosa deve evitare di fare per tornare dalla Sicilia con qualche punto in più in classifica? Allora, secondo me questa è la partita più importante che noi giochiamo dall'inizio del campionato. E la reputo una gara molto difficile, delicata. Quello che non dovremmo fare è di approcciare male la partita e soprattutto dovremmo essere bravi a saperla leggere e gestire. E quindi per questo sicuramente mi affiderò ai calciatori che mi daranno più garanzie sotto tutti i punti di vista. Mister, dopo la partita con la Sicula, lei aveva detto: voglio che i miei ragazzi si calino alla perfezione in questa categoria, devono abituarsi. Sono passate 2 giornate. A Lecce il Bicelli è stato bravo comunque a rimanere in partita, magari aveva anche trovato il gol del pareggio. In casa poi qui ha portato a casa i 3 punti. Secondo lei è riuscito a trasmettere il messaggio giusto? I ragazzi si sono già ambientati o c'è un processo che ha bisogno di tempo? No, sicuramente abbiamo bisogno di tempo. Ci stiamo lavorando. Pian pianino l'obiettivo è quello di far crescere tutti a livello individuale e poi come squadra. Però il lavoro da fare logicamente è tanto. Diciamo che la partita con la Juve Stabia ha denotato una certa maturità in generale come squadra che mi è piaciuta. Però per me un banco di prova importante sarà la partita di Agrigento contro l'Agrigento a Siracusa. Dopo le prime 7 giornate si possono fare alcune considerazioni di massima sul girone. C'è qualche dettaglio che l'ha sorpresa in positivo o in negativo, magari riguardo il calcio giocato da alcune formazioni, o pensa che comunque la situazione di classifica attuale rispecchi un po' quelli che sono i valori, anche se è ancora presto? No, per me è sicuramente presto. Poi non ci sono state sorprese, secondo me, né in negativo né in positivo. È un campionato difficile dove ogni squadra può battere un'altra. E secondo me è un gruppo squadra molto eterogeneo, perché abbiamo le squadre quelle forti con grandi calciatori di qualità a livello individuale, che se diventano squadra saranno difficili per tutti, e abbiamo le squadre che sono più, come dire, di categoria tra virgolette, e abbiamo le squadre agguerrite, giovani, come può essere quella che incontriamo sabato, che danno e daranno fastidio a tutti. Quindi l'auspicio per noi è che il Bisceglie abbia, come dire, la maturità di poter capire di partita in partita chi affronta e quindi come affrontarlo e di trovare le soluzioni giuste per cercare di ottenere il massimo. Sia nella partita di Lecce sia in quella di martedì con la Juve Stabia, in diversi frangenti si è rivisto il Bisceglie determinato e spigliato delle prime 2 gare. È lecito attendersi a Siracusa una gara per 90 minuti, insomma, all'insegna della continuità? È quello che vogliamo fare. Vogliamo assolutamente continuare a crescere, a migliorare. I ragazzi sanno che dobbiamo essere propositivi in campo.
è chiaro che per noi Agrigento, Siracusa e la partita con l'Agra rappresentano veramente un test importante perché, come ho detto prima, incontriamo una squadra che è organizzata, giovane, è caparbia e darà del filo del torcere a tutti. E quindi ho già detto ai ragazzi che mi aspetto un'altra prova di maturità come è stata quella di mercoledì. Entrando più nel dettaglio La della, formazione. della formazione, è chiaro. A parte le condizioni generali che saranno verificate sabato, ci sarà la possibilità di poter affiancare Gabrielloni a Jovanovic. Jovanovic che è un po' entrato nel mirino della critica, insomma, iniziato ad essere un po' un capro espiatorio quando le cose davanti non vanno bene. Sì, potrà esserci questa eventualità, come possono esserci anche altre eventualità. Jovanovic per me è un giocatore importante, per me e per la squadra. È chiaro che deve crescere, è un ragazzo molto serio, professionale, si impegna e quindi solo il lavoro potrà dire come andranno le cose. L'invito che faccio a tutti quanti è di capire anche il contesto, il momento, la storia di ogni calciatore, la storia di ogni squadra, perché è impensabile che un calciatore straniero dopo 2 mesi possa integrarsi in modo completo e compiuto, possa fare la differenza in un campionato difficile come quello di Serie C. Quindi per me Jovanovic è assolutamente un capro espiatorio, è un giocatore della squadra molto importante e quello che devo fare io, lo staff, con i compagni, cercare di farlo crescere il più possibile per dare un contributo ancora più marcato alla squadra. E il discorso di Jovanovic vale per tutti gli altri calciatori, sia gli stranieri che i giovani che abbiamo in squadra, perché come ho detto anche l'altra volta, a parte Crispino che ha fatto un campionato di protagonista vincendo il campionato con il Como, gli altri non hanno avuto una grande continuità negli anni nella Serie C, alcuni non la conoscono per niente, gli stranieri non conoscono il campionato, quindi credo che ci voglia l'equilibrio giusto per fare le valutazioni ed è impensabile dare la responsabilità o trovare un capro espiatorio individuale in un gioco di squadra. Altra domanda? L'Akragas, l'abbiamo già detto, una delle formazioni, anzi in assoluto è la formazione di gran lunga con l'età media più bassa del girone, ed è una squadra che comunque pratica un gioco molto veloce, molto rapido, al di là della giovane età. Può essere questo un elemento che rischia di mettervi in difficoltà oppure no? È uno degli elementi che ci può mettere in difficoltà. Quindi, come ho detto prima, per noi è veramente un banco di prova importante, soprattutto da un punto di vista mentale, poi anche da un punto di vista tecnico-tattico, e credo che l'Akragas sia la peggiore squadra da incontrare alla terza partita, proprio perché hanno vigore fisico, hanno tenuta, hanno sprint, e quindi sono giovani, recuperano prima e secondo me affrontare la terza partita non è positivo per noi, però d'altro canto dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a fare le nostre cose, ad andare in campo a cercare di determinare la partita ed è quello che vorremmo fare ad Agrigento. Partitilo è nelle condizioni di giocare dal primo minuto, anche sabato. È uno dei calciatori che devo valutare. Va bene, scusa. Tanto, anche se facciamo quelle domande, sempre che la risposta. Formazione è un bella domanda.